Ciao Ninetti e bentornati in un nuovo video sul canale. Oggi scopriamo creazioni in resina con un effetto super magico che mi piace tantissimo. E se vi ricordate, nell'ultimo video scopriamo l'avevo provato su una base che però era venuta malissimo. Quindi ho riprovato a farlo una seconda volta sulla base grande. Ne ho fatto uno anche sulla base piccolina. E con la resina che avanzava ho fatto le tavolozze. Quindi questo video avrà soltanto questo effetto. Ma ingrugiamo le dita e speriamo bene perché... mio Dio, vorrei tanto che fosse venuto bene, visto che è la seconda volta che colo un sacco di resina. Ora dunque incrociamo le dita, vediamo intanto come sono venute le tavolozze con questo effetto, che secondo me è fighissimo. Oh, madonna, raga, ma dai, ma mi piace tantissimo! Oh, cavolo, wow! Beh, le tavolozze sono proprio belle, fa molto... molto pietra naturale. Mi piace un botto, veramente tantissimo. Voglio provarlo con anche la resina tipo invece che bianca, rosina, soltanto poi con la foglia oro dentro e magari, non lo so, altri fiori inglobati, non lo so, voglio provare, mi piace troppo. Qua ce n'è un'altra. Wow, questa sa proprio di marmo con l'oro. No, vabbè, questa mi piace tantissimo. Oddio, perché la parte bella è che se ci mettete un botto di foglia oro, l'effetto è proprio il marmo, quello con l'oro a venature dentro. No, ragazzi, mi fa impazzire, mi fa letteralmente impazzire. È troppo, troppo, troppo bella. Mio Dio, mi piace tantissimo. Che è l'altra tavolozzina, quella con l'edera. Vediamo come sei venuta tu. Raga, bellissima pure questa. Anche se devo dirvi la verità, la più bella di tutte e tre è questa, perché ha un botto di foglia oro dentro e l'effetto è proprio bello. No, vabbè raga, mi piace. Sono super super contenta di come sono venute. Sono troppo belle, sembrano dei gioiellini e... No vabbè, queste ve le metto assolutamente poi in omaggio con gli ordini, perché secondo me piaceranno un sacco anche a voi. Allora, io vado a vedere prima questa piccola, perché qua l'ho fatta in 3 colate, cioè qua mi sono proprio impegnato, ho aspettato per 3 volte che la resina asciugasse, poi c'è un ultimo piccolissimo strato di egg white. Questa invece l'ho fatta tutta insieme, però è strapiena, cioè ci ho messo proprio un sacco di cose dentro, quindi speriamo bene. Oh wow, che bella, mio Dio, sì, ragazzi, ok. Allora, è venuta bellissima, è venuta come la volevo io, perché vi ho detto mi prende tantissimo questa idea, perché vista da qui sembra un effetto marmo colorato con l'oro, e poi si vede anche il rosso di alcuni dei petali, si vede anche dei lati. Mi piace. No, vabbè, sono troppo contenta, non vedo l'ora di usarle. Quindi, veniamo all'ultima cosina da scoprire. Oh, che ansia. Allora, come vi ho detto, qua io ci ho fatto 3 strati di resina, perché essendo molto alta, se io ci avessi inglobato tutte le cosine, essendo comunque troppo leggere, sarebbero salite a galla. E quindi sarebbero andate sopra. E non potevo far sì che questo accadesse, quindi l'ho fatta a strati. Mio Dio, speriamo. Comunque questi stampi sono di Gia, ve lo ricordo sempre. Wow, sì! Sì! Ah, sono troppo contenta! Quanto vorrei farvi vedere la mia faccia in questo momento! Oh, bella! Ah. Raga, mi piace da morire, ecco. Più strati, quindi si vede tutto. Il bianco è un po' più traslucido, quindi fa vedere anche di più. Tanta foglia oro, perché proprio ciò che mi interessava è che ci fosse un botto di foglia oro all'interno. E anche i lati sono perfetti. Cioè, questa è bellissima, cioè raga, sono bellissime. Mi è venuta un'altra idea. Ok, visto che lo scopriamo è stato piccolo, ora facciamo una cosa insieme. Siete pronti? Ma siete pronti? Aspettate qua, non vi muovete, aspettate qua. Tararantadan. Grazie a Nature in Me abbiamo una cosa super figa che possiamo fare adesso con le mie amate roselline rosse. Queste appunto sono di Nature in Me, sono bellissime, io le amo e penso che saranno perfette per questa idea, per questo diorama, perché essendoci petali di rosa e loro... Sì, ragazzi, sono sicura che sarà
al morte loro. Poi mi fate sapere voi se vi piace. Quindi vado a prendere un po' di porcellana fredda Nikron, che ovviamente è la mia grande amata. Cioè vedete che con la Nikron faccio un botto di cose. Ok, non me ne serve tanta, giusto qualche pezzettino per poterci incastrare le rose. Quindi che poi ovviamente vado a rendere, oddio come si dice, che poi lo vai a rendere boscoso, comunque più insomma, carino. Facciamo sfumare bene, così poi questo una volta che lo decoriamo non si vede più. Ok, ok, facciamolo, facciamolo, vediamo quale usiamo. Oddio quanto sono belle, ma quanto sono belle. Ah, Nature in Me, mi fa impazzire troppo. Oddio, queste sono a doppio. Oddio, beh, mi sa che su questo che è grosso ne usiamo queste a doppio. E le possiamo mettere qua. No, aspettate, voi così non vedete niente. Penso che così vediate meglio. Allora, mi piacerebbe metterle in alto così. Però non lo so. Ok. Non so se tagliarla un pochino. No, non ci fa male, un minimo più corta. Voilà. Oh mio Dio, ci sta benissimo. Sono innamorata, cioè ci sta da Dio, è proprio, è suo, è proprio suo. Qui, ecco, aspettate, dobbiamo prendere un'altra cosa, aspettate. Ho anche questa, sempre di Nature in Me, che potremmo usare. E qui dentro, non so se ve le ricordate dell'ultimo spacchettamento, ci sono le micro roselline. Anche loro potrebbero starci benissimo, non tante, però sì, ragazze, cioè, sì. Mio Dio, sì, devo creare pensando a questa cosa con le rose, assolutamente. Completamente dall'altro lato, quindi qua, oppure a un lato, quindi qua. Oddio, non lo so, oppure qui. Voi non vi accasciate, dovete rimanere dritte qua. Vabbè, non lo so ancora, aspettate, ci penso un attimo, nel frattempo mettiamo una rosa pure qui. Questa è buca però, perché sennò non si mantiene. Ok, mettiamo una rosa pure qua. E qua ci metterei questa. Madonna, quanto sei bella! E a fianco, no, ci metterei questa. Più piccola, non lo so. No, 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 perché questa è rosata. Qua ci vogliono le rose rosse. Ecco, ci mettiamo un'altra, questa qua. O questa o questa? No, questa. E ce la mettiamo così alta? No, allora. Tu, piccolina, ci devi andare un po' più davanti. E questa ti deve capitare un po' più dietro. E non so se sentite questo rumore di sottofondo, ma c'è la macchina quella che lava le strade che passa proprio adesso. Molto bene. Ok. No, vabbè, raga, no, vabbè, ma io li sto amando, li sto amando. Troppo, troppo, troppo. A posto. Peraltro qui nel pacchettino ci sono dei petali di rosa, così, che secondo me potrebbero essere bellissimi incollati quelli. Ed ho finito le mie roselline rosse, lo devo dire alle ragazze di Nature in Me. Mi servono le altre, sono troppo belle. Queste le ho amate tantissimo e queste qua le avevo comprate io. Sono proprio del mio primo ordine, quindi ce ne ho tantissime, sono durate tantissimo. E, oddio, raga, ma io non so... Non so dove metterle. Oddio, su questa piccola forse non servono aggiungerne altre. Oh, aiuto. Almeno che non ne vogliamo mettere ancora un'altra piccolina. Ecco, guardate questa che è più rossiccia. Se ne mettiamo ancora un'altra piccoletta. Sì, ecco, così. Dove le mettiamo? Allora, qua ci mettiamo un petalo. E voi se state pensando al perché li sto mettendo con la Nikron e non con della colla, meglio con la Nikron perché dà più sostegno a tutto il petalo. Vedete che tanto una volta che, siccome sono secchi, si spezzano facilmente, dà più sostegno a tutto il petalo. E poi ci andremo da sopra quando la Nikron sarà asciutta con la resina UV per dargli molto più sostegno. Quindi sì. Allora, sapete che sono troppo troppo belli i petali, tipo caduti. Ce ne teniamo solo uno per l'altro che è più piccolo. Ecco,
petali caduti così sono molto molto meglio, quindi effettivamente quelle più piccoline qua le potremmo intanto tagliare e mettere sempre là vicino. Sì, secondo me alla fine non li metto da altre parti, ma li mettiamo qua. Allora, uno, così sembrano boccioli più piccoli che ancora stanno crescendo. Due. In realtà io mi ero conservata anche questi che avevo usato soltanto con i petali, avevo proprio tolto i petali, e quindi questi secondo me possono essere super carini come decorazione a parte nel caso in cui volessimo aggiungerli, perché praticamente è lo stelo della rosa ma senza petali, c'è soltanto la parte interna e magari dà comunque, vedete, dà comunque volume. Ok, no raga, cioè io sono troppo contenta, cioè non pensavo che da un video scopriamo così ne uscisse già il come utilizzarli, però penso che insieme stiano benissimo e davvero mi piace da morire tantissimo, non vedo l'ora di crearci su, voglio farci assolutamente questi due pezzi come mini collezione, quindi sì, spero di crearci il prima possibile, di farvi vedere cosa realizzeremo. Volevo decorare con voi anche questi, ma lo farò in un secondo momento perché tanto ci siamo dedicati a fare queste e sono troppo contenta del risultato. Quindi fatemi sapere, mi raccomando, cosa ne pensate di queste piccole baffi che sono nate oggi, se secondo voi sono belle, insomma fatemi sapere cosa ne pensate perché io non vedo l'ora di sapere tutto, mi raccomando, aspetto i vostri commenti. Noi ci vediamo nei prossimi video, vi mando un bacione gigantesco e alla prossima, ciao!